aziende che si mettono insieme per cercare delle linee guida per superare questo problema grave della crisi e per dare delle risposte sia ai giovani qui localmente per l'occupazione, sia per poter vendere al meglio all'estero i propri beni e servizi. L'impegno del Popolo della Libertà, il suo in particolare per questi tipi di iniziative. Ma il mio impegno come quello, ma soprattutto l'impegno del Popolo della Libertà, è quello di dare la possibilità alle imprese che in questo momento hanno una grande sofferenza economica, denunciando tra l'altro che gli stessi fondi, come noi stiamo dicendo, della Comunità Economica Europea, bandi che durano da 7 anni, incapacità a spendere le risorse, incapacità di dare risposte rapide, veloci a un mondo imprenditoriale soffocato da una crisi economica, conseguenzialmente da una crisi occupazionale, non può che essere decisamente accanto al mondo imprenditoriale per accompagnarli in questo sviluppo. Tra l'altro questo consorzio propone anche la internalizzazione dei prodotti e noi abbiamo avuto il modo di verificare come la Pian del Sero, il Vallo del Dià lamentano l'assenza istituzionale di una regione la cui immagine negativa ha danneggiato in una maniera sostanziale le attività, per cui noi saremo accanto a loro non solo per sfruttare bene appieno le risorse della Comunità Economica Europea, ma per accompagnarle in un rilancio di questa stupenda provincia, di questa regione che merita di ritornare ad essere capitale del Sud.